Eccoci qua, allora partiamo proprio da questo successo del Milan. Aumenta in voi la pressione, a questo punto la Juventus deve vincere stasera? Ma le pressioni ci sono tutte le domeniche, indipendentemente da quello che fanno le altre. Noi chiaramente questa è una partita che dobbiamo vincere, abbiamo l'obbligo di tentarci fino alla fine, quindi questo è il presupposto importante che ci deve guidare nei 90 minuti. Dopo una settimana così, facciamo un po' il punto della situazione. Come sono i rapporti con il Milan? C'è la pace, non c'è la pace, una tregua armata? Ma per cortesia rispondo. Dico che mi pare che di questo argomento ne abbiamo parlato fin troppo. Penso sia giunto il momento di veramente chiudere questa pagina e guardare avanti con grande serenità. I rapporti sportivi sono sempre contraddistinti da una lotta, sportivamente parlando, logica. Sono due grandi club e quindi è logico che la lotta ci sia. Dal punto di vista invece, direi, presidenziale, manageriale, c'è una forte collaborazione, che ieri è stata una giornata proficua nell'ambito di quello che è un calcio non giocato ma parlato, ed è importante per il futuro dei club e credo anche del nostro calcio. Però Marotta, Stefano? le racconto solo una cosa. Prima, tirando fuori il toscano che è in lui, Allegri ha detto: adesso sono io che permetterò a Marotta di parlare, gli do il permesso. Vuole fare una controbattuta? Ma non ho risposte perché io non ho mai chiamato in causa Allegri, quindi non lo faccio neanche oggi e non ho motivo di alimentare una polemica così definita stucchevole e assolutamente. Senta Marotta, una cosa sola. Si è parlato tantissimo di questa storia di Buffon che ha spaccato l'Italia a metà. Per esempio, io ieri in trasmissione sono fra gli innocentisti, mentre Costacurta diceva: però un numero uno può anche fare una scelta diversa. Le faccio sentire l'opinione di Svone Boban, che io non conosco, così la commentiamo insieme. No, ci siamo messi prima No, d'accordo, io non lo so. figuriamoci. Buonasera, direttore. No, Buonasera. io credo che lui è bravissimo, ragazzo, io l'adoro, ma credo che sia stato sincero quando lui dice: io sono onesto nel dire, io sono sincero nel dire. Lui è stato tanto sincero e questa è una grandissima dote, non è onestà. Però non credo che sia disonesto nella maniera assoluta, Ma perché... scusa, tu in mezzo al campo diresti, per esempio, se No, ti... ma so cosa vuol dire appartenere a una squadra, quando lotti, quando faccio... Non so cosa farei, adesso con distanze ovviamente facciamo moralisti, anch'io lo faccio probabilmente, però quando sei dentro è molto difficile. Ci vorrebbe la forza per dare un messaggio superiore, per dare un messaggio alla società, però non è facile. Non lo condanno. Lei Marotta, da uomo di calcio, cosa ne pensa? Ma che intanto va apprezzata la grande sincerità di questo campione, di questo uomo, perché ormai è un uomo maturo, che sa quello che dice, che rappresenta a mio giudizio in modo prioritario l'Italia calcistica e quindi ha esternato quello che è un suo sentimento, come tale va rispettato. Poi si può fare anche qua molta dietrologia, però io mi limiterei ad apprezzarne la qualità e la verità che lui ha espresso, senza entrare più nel merito, perché va rispettato quello che ha detto e comunque lui anche in campo si è sempre dimostrato molto collaborativo con gli arbitri e quindi direi da questo punto di vista, oltre al grande campione, abbiamo veramente davanti un grande professionista e un uomo che degnamente rappresenta la nostra Italia calcistica. Ma proprio per quello però, buonasera Marotta, proprio per quello, proprio Salve, perché salve. Buffon, in un mondo ideale, sperando che però noi ci vorremmo anche avvicinare, non pensa che Gigi sia uno dei pochi giocatori al mondo che in un caso del genere, se mai succedesse un'altra volta, possa dire: arbitro, guardi, l'ho vista dentro e quindi è gol. Beh, intanto lui si riferiva, era un discorso molto generale, non si riferiva alla specificità di Appunto per quell'episodio, quello. perché lui stesso non l'ha valutato pienamente ed era in difficoltà per Sono valutarla. d'accordo. Si riferiva, dietro c'è un precedente e siamo sempre qua, alla collaborazione meno con gli arbitri e con gli assistenti. Se l'assistente o l'arbitro chiede la tua collaborazione o la collaborazione è totale, non può essere occasionale. E quindi dietro la sua esternazione c'era un piccolo velo di polemica che lui stesso poi, e lo stesso Abete anche ha, direi, evidenziato, proprio perché nel rapporto domenicale che c'è con gli arbitri spesso viene richiesta questa collaborazione con i giocatori. Lui l'ha sempre data, in una circostanza è stata disattesa e quindi a un certo punto, come dire, rimetto alla volontà degli arbitri quello che poi è il giudizio su un episodio dubbio che si verifica nell'arco dei 90 minuti. Questa è la Grazie verità. Marotta, tutto Prego. sommato questo che lei ha detto è molto simile alla conclusione di Vialli che su Twitter ha detto: Buffon ammetterà una colpa di questo genere quando l'arbitro lo crederà, perché
nel caso lui dicesse non è rigore. Dice, se io vado dall'arbitro e dico non è rigore, non è che l'arbitro mi crede e allora non posso, esatto, essere io a fare... Perfetto, quindi esattamente. Questa è. Ma fra poco sentiamo...